Bene, allora, benvenuti, benvenute sia a chi è in presenza sia a chi guarderà nella registrazione questo incontro. Il tema a cui ho dato titolo Come fluire nelle varianti e nella vita è proprio dedicato a un corretto, dal mio punto di vista, atteggiamento proprio nei confronti della vita, nei confronti degli eventi, nei confronti anche di noi stessi e di noi stesse. Alcuni di questi contenuti sono noti abbastanza tra chi lavora su di sé, tra chi si interessa alle pratiche interiori spirituali. Purtroppo sono questi contenuti molto poco conosciuti a livello proprio di realtà quotidiana per la maggior parte delle persone. E quindi tendenzialmente viviamo delle vite complesse, difficili, colme d'ansia, colme di aspettative, colme di giudizi, colme di un sacco di cose che rendono questa esperienza incarnativa veramente complessa e non semplice da gestire, anche emozionalmente, psichicamente, oltre che materialmente. Inizio con una piccola centratura, molto semplice, un minuto dove chiudiamo gli occhi, inspiriamo, espiriamo a fondo. Se sentiamo di voler sganciare delle tensioni con dello stretching, con degli allungamenti o con dei movimenti, ad esempio ruotando il collo, lo facciamo. Sentiamo di dover allentare qualcosa, lo facciamo. Poi ci fermiamo. Vi chiedo di mettere una mano sul torace, una mano sull'addome in appoggio leggero e di percepire l'escursione del respiro con la mano sul torace. Sentite il torace che si espande, si contrae. E poi di sentirlo con la mano sull'addome. Magari l'addome a qualcuno si espanderà di più, a qualcuno di meno, ma l'escursione del respiro la potete percepire anche in addome. Dovrebbe essere primariamente in addome quando il diaframma è libero. E poi vi chiedo di percepire questa escursione con entrambe le mani contemporaneamente. Cioè, l'attenzione è sul palmo della mano sinistra e sul palmo della mano destra allo stesso tempo. E stiamo in ascolto semplicemente di questa percezione. Può arrivare un pensiero, o anche molti pensieri, possono esserci dei rumori intorno a noi. Lasciamo andare tutto e torniamo a questo ascolto, a questa percezione. Torniamo al presente. Qualche respiro più profondo. Espirate bene, anche sonoramente. Fate uscire il suono. Poi facciamo questa cosa qui e basta. Una mano sulla fronte, una mano sulla nuca. Anche qui percepiamo le sensazioni
sulla fronte e sulla nuca contemporaneamente. E poi lasciamo andare le mani, apriamo gli occhi. E dovremmo sentirci più centrati, più centrate, comunque abbiamo ricentralizzato, cioè riportato a noi l'attenzione e quindi anche l'energia. Molto bene. Allora, vediamo subito di che si tratta, che vuol dire fluire nelle varianti e nella vita. Tratterò due temi, ovviamente darò una definizione generale, magari qualche suggerimento pratico, poi per gli approfondimenti rimanderò a dei libri, chi volesse, anche ai miei corsi o a qualunque corso, a qualunque percorso che tratti queste tematiche. Dal mio punto di vista sono essenziali, essenziali perché ci permettono di vivere la vita, approcciare l'esistenza in un modo completamente nuovo. Preciso subito che non è possibile dall'inizio, ma a volte anche nel tempo, arrivare a cambiare totalmente il nostro punto di vista, la nostra percezione, il nostro modo appunto di porci. Piano piano cambiamo paradigma interiore, cambiamo schemi di pensiero se scegliamo proprio di seguire queste discipline, questi insegnamenti. Poi capiterà, è inevitabile, anche di ritornare come prima, accade qualcosa e ci perdiamo, perdiamo il nostro centro, perdiamo la connessione con uno stato di coscienza più elevato e ci ritroviamo a vivere le stesse emozioni che vivevamo un mese fa, un anno fa o 10 anni fa. Queste fluttuazioni sono normalissime in tutti, nel senso in ogni persona, anche che magari è un pochino più avanti in questo cammino. Quindi vanno accolte e vedremo proprio come la vita è esattamente questo, è un flusso di esperienze e queste esperienze vanno completamente accolte. Dicevo che affronterò questo tema da due punti di vista. Allora, uno è quello del transurfing. Il transurfing ci dice, transurfing di Vatin Zeland, che noi viviamo in una realtà fatta di molteplici varianti. Adesso vi faccio vedere anche qualche immagine, qualche diapositiva, e possiamo scegliere quale variante vivere, cioè se la vita che viviamo non ci corrisponde completamente, intimamente, non corrisponde, nel transurfing si dice alla frail. Frail è un termine nuovo che significa vibrazione dell'anima. Quindi se la vita che viviamo non corrisponde intimamente alla nostra anima, possiamo scegliere una variante che le corrisponde. Sostanzialmente nel transurfing si dice che quando vogliamo impostare un obiettivo, un fine, dobbiamo farlo in unità di anima e ragione. Quindi non solo la ragione, la mente razionale dice no, ma questa vita non è quella che voglio, vorrei questo, questo o quest'altro. La mente può volere tante cose, ma non è detto che corrispondano davvero ai bisogni più profondi. Quindi da una parte ci deve essere una visione della mente razionale, un obiettivo, ma questo obiettivo bisogna poi che corrisponda intimamente al nostro sentire, alla nostra anima. Quando noi abbiamo un fine in unità di anima e ragione, si attiva una forza molto potente che si chiama nel transurfing intenzione esterna. Quindi un intento, un'intenzione che in qualche modo è vero che lo lanciamo noi, però agisce esternamente a noi. Non è qualcosa che è sotto il comando della nostra volontà. Anzi, nel transurfing si dice che con la volontà personale, tutto sommato, facciamo poco. Serve all'inizio per avviare delle pratiche, serve per prendere delle decisioni concrete, ma
Questo cambiamento di varianti, se lo immaginiamo possibile, adesso ipotizziamo che sia possibile, non avviene attraverso lo sforzo individuale, la volontà personale o la forza di volontà, avviene attraverso una forza più vasta, esterna a noi. Nel transurfing è chiamata anche metaforza, ed è quella appunto che muove le varianti. L'intenzione esterna, quindi il nostro intento che non si limita a volere qualcosa e a impegnarsi per ottenere qualcosa, ma imposta la realtà, cioè manda un input al cosmo, all'universo, affinché una nuova variante arrivi a noi. Ecco, quell'intenzione che muove effettivamente le varianti è chiamata intenzione esterna. Da una parte, approfondirò questo tema per quanto il tempo lo permetta, e poi parlerò invece di un qualcosa che non implica neppure il dover impostare qualcosa, implica semplicemente riconoscere ciò che siamo. Ok? E questa è una visione che va al di là del transurfing e che è nettamente spirituale come approccio. Allora, metto dunque qua. Transurfare nello spazio delle varianti. Transurfare vuol dire appunto scegliere queste varianti, scegliere muoverci in modo fluido tra le infinite possibilità. Immaginiamo le realtà come multiple, poi tutte le realtà potenziali, quindi un po' come la teoria dei mondi paralleli, un po' come appunto l'idea che esistano sovrapposte fra di loro realtà molto diverse, a volte anche simili, ma tendenzialmente infinite. Ecco, questo vasto campo di potenzialità poi alla fine collassa, cioè vuol dire che si manifesta, si rende materiale in una sola variante. Questo è il modello del transurfing e non solo, se vogliamo, anche della legge d'attrazione, di altre pratiche. L'idea che esista una dimensione materiale è quella che viviamo e poi esistono infinite altre varianti di questa dimensione materiale che però sono potenziali, quindi non le ritroviamo nell'universo fisico, oggettivo, concreto, ma le ritroviamo in una dimensione metafisica. E quale parte del nostro essere può raggiungere questa dimensione metafisica? La mente, la coscienza, l'immaginazione. Attraverso gli insegnamenti del transurfing e quelli più moderni, diciamo il transurfing cosiddetto avanzato di Tufti, la sacerdotessa, che è insomma, l'ultimo libro, l'ultima serie di libri di Zeland, noi possiamo imparare a muoverci tra le varianti. E qui, adesso, io sintetizzo in un quarto d'ora come si fa. Ok? Poi ripeto, può essere il tutto approfondito e dopo suggerirò anche quali libri. Vedete, immaginiamo che la potenzialità della vita sia veramente infinita e che questa potenzialità si manifesti momento per momento in una variante specifica. Allora, qui disegno anche. Immaginiamo che la nostra variante attuale sia questa rappresentata da questa matita rossa, e la nostra vita viaggia su questa frequenza, magari un po' agitata, magari un po' ansiogena, ok, quello che è il nostro quotidiano. Siamo noi, c'è la nostra vita, ma subito al lato, in uno spazio impalpabile, il cosiddetto spazio delle varianti, esiste un'altra vita, e poi un'altra vita, e poi un'altra, 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 con piccole
Piccole variazioni e proseguendo in questa sequenza infinita anche grandi variazioni, variazioni enormi. Questo vuol dire che in una realtà io posso avere dei sintomi molto specifici, avere una cosiddetta malattia e in un'altra variante questa malattia può non esserci. In una variante posso avere poche risorse materiali e in un'altra variante posso averne molte. In una variante sono infelice, in un'altra variante sono felice. L'idea del transurfing, l'idea di fondo, è che noi possiamo sintonizzarci o presintonizzarci, se vogliamo, su una variante futura, su una variante potenziale. È chiaro che se guardiamo la variante che viviamo, quindi il mondo materiale com'è adesso, con quello che abbiamo, magari se non ci piace, potremmo avere delle emozioni, diciamo, di basso livello, tristezza, malinconia, oppure peggio ancora, disperazione, grande malessere. L'idea del transurfing è questa: quello che è, è. Quello che è capitato, quello che viviamo, è in qualche modo la conseguenza di quello che abbiamo seminato in passato a livello di pensieri, emozioni, aspettative, positive o negative, un insieme di cose che alla fine collassano. Collassare vuol dire appunto passare da uno stato potenziale a uno stato materiale, concreto, collassano nella situazione che sto vivendo. E quindi è inutile prendersela con quello che c'è. Ok, piuttosto, se è possibile effettivamente impostare una realtà futura, e noi qui diamo come ipotesi che sia possibile, allora meglio togliere l'attenzione, il che non vuol dire disinteressarsene, il che non vuol dire far finta di nulla. Siamo ben consapevoli della realtà che stiamo vivendo, ma scegliamo magari in alcuni momenti della giornata di focalizzare la mente, focalizzare l'attenzione in modo specifico su quello che vogliamo attrarre. Quindi sulla nuova variante, una variante di maggiore prosperità, salute, benessere, eccetera. È un po' il concetto della radio. Immaginiamo appunto una radio con infinite frequenze, in realtà non è così, ma infinite stazioni radio. Se noi siamo sintonizzati su una radio che non ci piace, ha senso lamentarci? Ha senso chiamare la redazione della radio e lamentarsi perché vogliamo altre canzoni, vogliamo altra musica o altri programmi? No, basta girare la manopola e cambiare frequenza. Tutto questo è molto rapido, molto veloce quando lo facciamo nei sogni. Per poterlo fare nei sogni bisogna acquisire una cosa che si chiama lucidità, lucidità onirica. È una cosa, dal mio punto di vista, molto bella, bellissima da sperimentare, cioè il fatto di essere in un sogno e sapere che stai sognando. Sei consapevole che il corpo dorme. E che questa realtà che stai vivendo, che sembra materiale, che sembra assolutamente vera al 100%, è una realtà mentale, ok? È uno spazio della coscienza. Quando noi acquisiamo lucidità, presenza dentro un sogno, allora possiamo agire nel sogno, per esempio volare, oppure cambiare il panorama, il paesaggio, trasformare le cose, gli oggetti, far apparire o sparire delle persone. Tutto questo è lecito all'interno del sogno e fattibile nel momento in cui acquisiamo lucidità onirica. E tutto sommato, con un po' di esercizi, sempre che una persona ricordi i propri sogni, non è così difficile. È più complesso, dal mio punto di vista, apprendere a fare un'uscita astrale, cioè un'uscita fuori dal corpo. Anche questa è un'esperienza fattibile, un'esperienza che personalmente ho fatto, ma che per esempio non sono in grado di riprodurre costantemente. La lucidità onirica la vedo più accessibile per me, ma so anche per molte altre persone.
Perché ne ho parlato? Perché è la stessa cosa. Nel momento in cui ci svegliamo in questa realtà, invece di farci trasportare dalla variante di vita, dalla sceneggiatura che stiamo in qualche modo incarnando in modo inconsapevole, ci ricordiamo di essere delle entità di consapevolezza che sono in grado di impostare una realtà piuttosto che un'altra. E allora cominciamo a non lamentarci, non dico sempre per forza, possiamo anche un po' lamenticchiarci ogni tanto, ma tendenzialmente cerchiamo di non lamentarci, di non fare le vittime, di stare un po' sopra gli eventi piuttosto che sotto gli eventi. Anche se non ci piace la situazione attuale, la accettiamo, la accogliamo. Nel transurfing si dice darsi in affitto, quindi ci diamo in affitto, come a dire: va bene, non mi sono venduto o venduta, mi sono data o dato in affitto. Per il momento va bene lavorare lì, per il momento va bene questa situazione, per il momento va bene che il mio corpo stia così. Allo stesso tempo io ho imposto una realtà futura che piano piano diventerà la mia realtà presente. E faccio proprio questo, come a cambiare una frequenza della radio, imposto un'altra variante di realtà. A me piace molto l'esempio delle matite, lo vedete perché l'ho messo qui e le metto anche qua. Perché a parte che mi piacciono le matite, mi piacciono i colori, ma danno proprio l'idea, no? L'idea di avere tante matite colorate, tante frequenze. Ecco, possiamo sceglierne una oppure sceglierne un'altra. Quella che abbiamo in mano, con cui stiamo disegnando, non ci piace, per il momento magari è difficile staccarcene, va bene, la utilizziamo, ma già immaginiamo di dipingere con nuovi colori o di vivere nuovi colori della vita. Progressivamente questo lo possiamo manifestare. Perché dicevo che non è una questione di volontà personale? Perché la volontà personale implica un impegno, uno sforzo a partire da quello che è nell'ambito delle mie possibilità. Io posso scegliere se fare un'azione oppure no, scegliere se andare in un posto oppure no, ma quando si muove l'intenzione esterna, cioè quando l'universo ci viene incontro, allora vediamo delle cose molto particolari, vediamo verificarsi delle situazioni che non dipendono direttamente da noi. Sì, l'intento l'abbiamo lanciato noi, ma è come se accadessero. A volte si chiamano anche sincronicità. Desidero una determinata soluzione, pam, ecco un amico, un'amica, un trafiletto del giornale, un articolo sul web che mi dona la soluzione che cercavo. Quindi le cose le vedo arrivare verso di me. Al contrario, quando lavoriamo con la volontà, la forza di volontà, il nostro impegno, siamo noi che andiamo verso le cose. E questa è la differenza tra intenzione interna, appunto la volontà, e l'intenzione esterna. Il sapere che ci sono tante varianti, chiaramente è un sapere teorico, poi va messo in pratica, è verificato, dovete verificare se questo è vero per voi, ci mette in una condizione già più rilassata, no? Pensiamoci, nel momento in cui so che, ok, vivo questa vita, ma non è un destino ineluttabile, potremmo dire che ognuna di queste matite, ognuno di questi colori, ognuna di queste vibrazioni sia un destino. Per cui, se io sono dentro una vibrazione, dentro una linea di vita, quel destino è scritto e quindi quella linea di vita ha un determinato finale. Come se prendessi un libro e il finale è già scontato, è quello, non lo posso cambiare. Ma se per ogni libro ce ne fossero tanti, idealmente infiniti, con trame analoghe ma un po' diverse, finali analoghi ma un po' diversi, oppure finali completamente diversi, trame diverse, ma è la stessa storia raccontata in modo appunto differente, in mille modi, in infiniti modi diversi, sicuramente troverò anche il finale che mi piace, sicuramente troverò una storia che mi piace di più magari di quella che sto vivendo. E questa è la possibilità di cambiare frequenza. Concretamente, come lo facciamo? Lo facciamo con delle pratiche che non sto a approfondire adesso, ma in sintesi sono visualizzazioni immersive, quindi visualizzazioni dove anticipo
questa realtà futura, ma la vivo come presente, come se la vivessi ora e non la vivo dall'esterno, la vedo dall'interno, ci entro dentro, quindi immersivo nel senso a livello di emozioni, a livello di sensazioni, più riesco a entrare in una dimensione di appunto visualizzazione immersiva, meglio è. Poi usiamo le dichiarazioni, usiamo delle affermazioni che hanno dei canoni, vanno scritte in positivo, non al futuro, sarò felice, oppure sono felice, o ogni giorno di più ritrovo la mia felicità, il mio equilibrio e la mia centratura interiore. Quindi comunque al presente o anche in forma appunto progressiva, poco a poco, ma non come qualcosa di né di desiderato, desidero, voglio, no, noi incarniamo quella vibrazione, incarniamo quella variante come se davvero la vivessimo. Quindi nelle visualizzazioni lo facciamo con l'immaginazione e con le percezioni, nelle dichiarazioni lo facciamo in forma scritta. Poi magari quando le leggiamo, meglio se ci immedesimiamo anche. Le forme pensiero, quindi le dichiarazioni, usando questi termini nel modo in cui li usa Zeland, poi forma pensiero può dire tante altre cose anche, vanno sempre abbinate alle constatazioni, i marker pensiero. Cioè la forma pensiero è l'anticipazione al presente di ciò che, diciamo, desidero. In realtà il termine desiderare non si usa nel transurfing, si dice avere l'intenzione di, perché pensateci, no? Desidero il benessere, la salute, la prosperità, oppure sogno il benessere, la salute, la prosperità, oppure sono intenzionato o intenzionata a vivere il benessere, la salute o la felicità o la prosperità o quello che vogliamo. È diverso. Desiderare è volere, ma poi pensare che sotto sotto quella cosa non si manifesterà, o se si manifesterà sarà per fortuna. Guardo qualcosa. Avere l'intento è proprio chiamare quella cosa, è essere intenzionati ad andargli incontro, ma anche ad accoglierla nella nostra vita. Per cui nel transurfing non si desidera, non si sogna, inteso come mero sogno astratto, ma si lavora con l'intenzione. La dichiarazione è questo, è scrivere e precisare un certo intento. La constatazione è molto forte, perché questo intento, che solitamente per gradi viene a, diciamo, a manifestarsi nella nostra vita, farà accadere una cosa, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. Il constatare che effettivamente sto sempre meglio, effettivamente il mio corpo sta guarendo, effettivamente la mia situazione economica sta cambiando, eccetera, eccetera, è potente, perché la dichiarazione, per quanto ci possiamo credere, è comunque qualcosa che non ha ancora delle prove tangibili, ma la constatazione, qualcosa è avvenuto esattamente in linea con quello che io ho lanciato come intento. Quindi è importantissimo lavorare non solo con le dichiarazioni, ma anche con le constatazioni e con le simulazioni, che vuol dire anticipare lo stato di benessere, di armonia, di quello che desideriamo, che immaginiamo potremmo avere nel momento in cui l'intento appunto arrivasse a realizzarsi, ma lo immaginiamo ora, ok? Quindi durante il giorno proprio provo a entrare in questa vibrazione, in questa percezione. Questo è simulare lo stato desiderato, comunque su cui abbiamo l'intenzione di orientare la nostra vita. E poi la simulazione implica a volte anche un po' un giocare con la realtà, simulare delle situazioni come se fossero già avvenute, ma ancora non sono avvenute. Fare finta che poco a poco porta le situazioni a manifestarsi davvero. Comunque qui è un campo vastissimo, poi di esplorazione, di conoscenza, di tecniche. Io ho voluto semplicemente sintetizzare al volo.
Importante, dice Simone, rendersi conto per tempo dei pendoli e svincolarsi da essi, principali responsabili degli intrappolamenti invarianti non adatte a noi. Il tema dei pendoli è un tema sì che Zeland porta avanti molto, queste egregore, questi campi di pensiero che in qualche modo ci condizionano, però alla fine dipende da noi, cioè al di là dei pendoli dipende da noi rimanere orientati su un atteggiamento positivo oppure no, un atteggiamento egoista oppure no, quando globalmente il nostro intento, le nostre azioni, i nostri pensieri e la nostra comunicazione è orientata in positivo, piano piano riusciamo a svincolarci un po' in automatico, un po' no, ma insomma sempre di più da questi pendoli cosiddetti. Ecco, qui è come un'immagine che rappresenta un insieme di possibilità che scorrono, la mente ha possibilità infinite e noi possiamo selezionarle. Ok, questo è il primo aspetto su cui volevo portare l'attenzione, entrare nell'ottica di una realtà multivariante, dove esistono appunto infinite varianti, incluse quelle che noi ameremmo di più concretizzare e manifestare, ci dona una percezione differente della realtà e anche una percezione differente del futuro. Non si tratta di pensare al futuro come un terno al lotto, si tratta di pensare al futuro come un'impostazione quotidiana, progressiva e metodica di ciò che vogliamo manifestare. È il vederlo appunto manifestare, dichiariamo e poi constatiamo. Nella mia esperienza questa cosa accade e come, ovviamente non ha la stessa forza in tutti i campi della vita. Ad esempio, alcune persone manifestano di più e meglio alcune situazioni, ad esempio, che so, un benessere materiale e hanno più difficoltà nel campo affettivo o viceversa, ma progressivamente, anche laddove abbiamo magari minor predisposizione, semplicemente è un lavoro metodico, costante, non ci sono grandi magie, cioè tutto questo è una magia, la vita è una magia, ma il lavoro in sé è qualcosa di molto pragmatico. Faccio le mie visualizzazioni, dichiarazioni, entro nello stato desiderato e così via. Poco a poco vedo la realtà cambiare. Se volete approfondire, al di là Zeland, tutti i libri possono essere importanti e di solito si parte dalla trilogia, sono i primi tre libri che ha scritto, ma il Bignami del Transurfing lo trovate in questo libro, Il proiettore, e le tecniche più pratiche e anche più avanti, ma sempre meglio avere un'idea del Transurfing classico, le trovate qui in Tafti. Ok, questo è il primo punto che volevo precisare all'interno dell'incontro di oggi. Se avete delle domande, fatele adesso su questo tema, perché ora cambio. Queste due dimensioni che tratto sono ovviamente quello che condivido e ciò che pratico, è la mia vita. Quindi non parlo di cose che non conosco, non parlo di cose che magari potrebbero essere molto interessanti, ma che sono lontane da me o che non ho mai praticato. Ecco, quello che faccio io è integrare queste pratiche, entrare in stati di consapevolezza, di presenza, di accoglienza di tutto ciò che è così com'è e contemporaneamente anche lanciare un intento. Se vogliamo, queste pratiche che ora vedremo la seconda parte, la dimensione della pura consapevolezza, la dimensione della presenza, la dimensione del comprendere che cos'è la realtà e chi siamo noi all'interno della realtà, quindi questa e questa parte del transurfing si integrano molto bene in realtà, si possono rafforzare un po' a vicenda. Sonia, tutto chiarissimo, illuminante, grazie. Bene, fa piacere che lo sia. Alessandra, ho difficoltà nelle visualizzazioni, ancora di più nei sogni che non ricordo mai. Come posso fare? Alessandra, non preoccuparti. Se non ti ricordi i sogni, lascia stare, non è che devi avere lucidità nei sogni per forza per praticare il transurfing.
Di base, chi non ricorda i sogni e anche un po' chi ha difficoltà a visualizzare è perché ha un po' di carico psichico, carico emozionale, carico psichico. Questo appesantisce un po' la mente. Ci sono delle pratiche di defusione emozionale, di pulizia emozionale, anch'io ne parlo, non oggi, ma insomma è una cosa che tratto, è una cosa che pratico, che ci possono aiutare ad allentare questo carico. Contemporaneamente iniziamo così come possiamo. Se non riesci a visualizzare, ma comunque riesci a percepire, quindi avere una percezione quasi fisica della situazione, ma desiderata, su cui vuoi impostare la realtà, ma non riesci a vederla, va bene, uguale. Usi le dichiarazioni, usi le parole, descrivi la situazione, anche se non riesci a vederla. Poi piano piano, se vuoi, esercitandoti, questa facoltà si affina sostanzialmente. Valentina, questo può valere anche per le facoltà mentali, conoscere materie che in questa realtà non si conoscono? Allora, sì, va bene. La possibilità di portare una variante non manifesta in questa realtà, quindi farla collassare, può portare cambiamenti a tanti livelli, materiali, fisici, intellettivi, a tanti livelli. Ma c'è da ricordare che la realtà nel modello del transurfing è sia fisica sia metafisica, quindi non si può solo con il lavoro metafisico, ad esempio, visualizzo che so perfettamente il cinese e poi un giorno mi sveglio e parlo cinese. Non funziona così. Bisogna da una parte avvicinare a noi le potenzialità e le possibilità e dall'altra comunque anche andargli incontro. Quindi in Tafti particolarmente ci sono tre movimenti cosiddetti: muovere la realtà, muoversi e muovere se stessi. Muovere la realtà è quello di cui ho parlato ora, impostare la realtà, visualizzare, dichiarare. Muoversi vuol dire collocarsi all'interno della realtà in un modo che anticipi il risultato desiderato, per cui la simulazione, per esempio, è una pratica del muoversi. Ma muovere se stessi, che cosa vuol dire? Vuol dire agire, fare, intanto automigliorarsi, elevare l'energia, lavorare sull'attività fisica, lavorare sull'alimentazione e poi orientarsi al nostro obiettivo andandogli anche incontro. Comunque, sì, Valentina. Anche per la dimensione psichica, anche per le dimensioni mentali, tutto questo funziona abbinandolo comunque a un lavoro anche pratico insieme. Zeland dice: non funziona la metafisica da divano, cioè non è il transurfing una metafisica da divano, sto lì e semplicemente immagino delle cose e poi gli vado incontro sostanzialmente. Questo è il libro precedente, il proiettore. Tutto questo sarà registrato e quindi potrete rivederlo tranquillamente. Ok, questo è il primo aspetto. Ripeto, conoscere queste cose, praticarle, iniziare a praticarle significa in qualche modo avere più fiducia in sé, nella vita, nelle possibilità, in quello che potrà essere il futuro, proprio perché non è una linea data, tracciata, dove non può accadere nulla tranne quello che è stato deciso da non si sa chi, ma è una realtà multivariante. Posso fluire, alcune varianti sono più facilmente integrabili perché ci corrispondono di più, perché siamo più vicini, altre magari potrebbero implicare un lavoro maggiore, ma è qualcosa che se ci si applica, se lo sperimentiamo, effettivamente quello che posso dire per la mia esperienza personale funziona. A volte alla grande, a volte è quasi miracoloso, altre volte su alcuni intenti dove magari facciamo resistenza anteriormente, vabbè, c'è più difficoltà e allora si tratta di pulire
le aspettative, quelle che nel transurfing si chiamano potenziali superflui, quindi un eccesso di energia che ci allontana, non ci avvicina l'eccesso di energia, quindi un eccesso di intento, un eccesso di voglia di pulire e andare serenamente incontro al nostro obiettivo. Questo è un aspetto. Secondo aspetto che adesso vado a evidenziare è un'altra energia, ora lo sentirete man mano che ne parlerò. Un'altra qualità vibrazionale, è un altro campo di coscienza che vado adesso a descrivere, ha a che fare con riconoscere ciò che si è. Potrei quasi dire ricordare ciò che si è, ok? Sapere di avere la possibilità, la capacità di impostare delle realtà che al momento non ci sono, ma che intimamente ci corrispondono e che anche razionalmente desideriamo, dona una capacità di stare nella vita in modo più sereno, in modo più fluido, sicuramente dona qualcosa di molto bello. Che cosa ci può essere di più di questo? Ci può essere la consapevolezza di ciò che veramente siamo. Ciò di cui vado a parlare adesso è completamente spirituale, per cui una persona che non ha nessuna apertura spirituale non comprenderà o non potrà neanche accettare quello che sto dicendo, ma se siete qui, se avete avuto la percezione di voler partecipare, di voler magari andare incontro a questo tipo di visione, probabilmente la sensibilità ce l'avete e magari avete fatto anche già dei passaggi. Chiaramente non vi conosco tutti. Allora, chi siamo noi? Ho messo alcune diapositive e parto da questa. Questo è tratto dagli insegnamenti di Eckhart Tolle. Noi non siamo ciò che ci accade, ok? La nostra vita, il nostro livello economico, il nostro livello di salute, il nostro livello di felicità, ci accade qualcosa di apparentemente bello, ci accade qualcosa di apparentemente brutto. Abitualmente noi ci identifichiamo con questo. Io sono così, io sono questo. Anche il semplice fatto che noi diciamo io sono. Personalmente io sono un medico che è uscito dall'ordine dei medici e che ha scelto di dedicarsi alla formazione, alla crescita personale, spirituale. Ok, io sono questo, ma non è così. Oppure io sono un uomo, io sono una donna, io sono giovane, io sono anziano. Quello che ci accade, quello che noi possiamo percepire visibilmente del nostro corpo, del nostro io, del nostro essere incarnati, non è ciò che siamo veramente. È un'esperienza, è un calarsi all'interno di una realtà che è simile alla realtà onirica, oppure a un livello è identica alla realtà onirica. È come la realtà dei sogni, quindi sostanzialmente uno stato di coscienza, ma un po' più denso, un po' più inerziale, un po' più, sì, un po' più carico e quindi dove ci si muove non con la stessa fluidità che possiamo avere nei sogni, ma nei sogni noi possiamo a volte avere un altro corpo, avere un altro sesso, però sappiamo di essere noi. Okay. A volte vediamo anche delle persone che conosciamo, sappiamo che quello è la nostra compagna, il nostro compagno, un nostro genitore, ma fisicamente è completamente diverso. Allora, come nei sogni possiamo entrare in ruoli differenti senza perdere la percezione di essere noi? Nell'incarnazione è la stessa cosa, noi possiamo scendere in un corpo maschile, in un corpo femminile, in Oriente, in Occidente, in un tempo, in un altro tempo. Ma tutto questo non ci definisce, non è ciò che siamo, questo è ciò che sperimentiamo. Quindi io in questa vita mi sto sperimentando come maschio caucasico che è nato in Italia e che fa determinate cose. Ok,
Ma chi sono io? Chi sei tu? Chi siamo noi per davvero? Noi siamo quello spazio di coscienza all'interno del quale tutto questo accade. Con la meditazione e con la pratica della presenza, che è lo strumento principe per arrivare a risvegliare questa, diciamo, questa percezione della realtà, per ricordarci veramente chi siamo, noi siamo in grado di osservare i nostri pensieri. Se noi fossimo i nostri pensieri, non li potremmo osservare dall'esterno, non li potremmo percepire, non potremmo pensare a noi stessi che stiamo pensando. Invece esiste in noi una qualità, uno stato che è chiamato anche del testimone, il testimone interiore, si usa in meditazione, si usa in alcune pratiche, dove siamo testimoni di noi stessi, di noi stesse. Io posso percepire il mio corpo, sentire le mie emozioni, osservare i miei pensieri senza identificarmi né nel corpo, né nelle emozioni, né nei pensieri. Tu non sei ciò che ti accade, ma così come tu non sei il tuo corpo, tu non sei le tue emozioni, non sei i tuoi pensieri. Tu sei lo spazio in cui le cose accadono. Tu sei la consapevolezza che permette al mondo di esistere. Questo è come lo descrive Eckhart Tolle. Prendiamo altri esempi. Questo. Immaginate lo schermo di un cinema. Uno schermo, su uno schermo, possiamo proiettare una scena violenta. Magari proiettiamo un taglio, ma questo non significa che lo schermo viene tagliato. Possiamo immaginare che venga proiettato sullo schermo l'incidente di un'auto che si scontra contro il muro, ma questo non vuol dire che lo schermo subisce un danno. Possiamo proiettare sullo schermo l'immagine di un incendio. Ma questo non vuol dire che lo schermo sta bruciando. Ecco, noi siamo questo schermo che è un vasto, enorme, infinito, direi, campo di coscienza, campo di consapevolezza, che a un certo punto decide di restringere la sua visione per fare l'esperienza dell'incarnazione. Quindi, apparentemente, la coscienza assoluta, diciamo l'infinito, si proietta all'interno di una forma, dimenticandosi di essere l'infinito, e sperimenta qualcosa come se fosse veramente quel qualcosa, veramente quella persona, quell'essere, o come se appunto tutti gli eventi che accadono la definissero, come se quello che è proiettato sullo schermo di un cinema definisse lo schermo. Mettiamo che per un periodo di tempo vengano proiettati dei film molto malinconici, allora vuol dire che lo schermo è malinconico? No, perché li possiamo togliere e proiettarci dei film, le comiche. Allora lo schermo diventa comico, gioioso, ridanciano? No. Lo schermo accoglie tutto, fa esperienza di tutto quello che è proiettato. Noi facciamo la stessa cosa, solo che lo facciamo in modo molto immersivo, quindi dimenticandoci di essere questo vastissimo campo di coscienza, ci identifichiamo, ci limitiamo all'interno, delle esperienze che riteniamo ci appartengano, che riteniamo, ci definiscano. Questo è ciò che accade nell'incarnazione e probabilmente io credo nella reincarnazione, ho fatto anche centinaia di regressioni, ho guidato in passato centinaia di regressioni, quindi per me è una realtà la reincarnazione, anche se la reincarnazione è una realtà, vite passate, presenti, future, ma all'interno dell'illusione del tempo. Quando guardiamo la vita dal punto di vista dello schermo, dal punto di vista della coscienza assoluta, allora il tempo sparisce, tutto è come se avvenisse come
contemporaneamente, ma questo è un po' complicato da comprendere, quindi lasciamolo perdere adesso. Immaginiamo che esista la reincarnazione come appunto una linearità di esperienze nel tempo, e già questo ci dovrebbe far pensare, cioè se io mi posso incarnare nella vita precedente come donna africana, sudafricana, con percezione della vita, con corpo, mente, emozioni completamente diverse da quello che sono oggi, poi mi posso incarnare in ciò che sono oggi, poi mi posso incarnare in una cosa ancora completamente diversa, allora già capiamo che io non sono l'esperienza che sto facendo, io sono ciò che fa l'esperienza, io sono ciò che sperimenta la vita sotto forma di Nicola, sotto forma di maschio, caucasico, eccetera, eccetera, però non sono questo, non sono il mio corpo, i miei pensieri, le mie emozioni. Un'altra metafora molto interessante. Ora, tutto questo sembra teorico, attenzione, non è teorico. Tutto questo ritengo che sia interessante capirlo, ma potremmo anche bypassare l'aspetto cognitivo, l'aspetto di conoscenza e magari viverlo. E forse c'è chi lo vive spontaneamente, vive uno stato di un po' di grazia, se vogliamo, perché ha interiorizzato questi elementi, questa consapevolezza senza magari neanche razionalizzarli. Può andare bene lo stesso. Tendenzialmente è bene conoscere, è bene sapere e poi cercare di fare l'esperienza. Non serve a nulla ipotizzare che la realtà sia multivariante se poi non riusciamo a fare l'esperienza di cambiare la nostra realtà. Non serve a nulla sapere che noi siamo idealmente uno stato di coscienza totipotenziale, che noi siamo un vasto campo di coscienza assoluta se poi siamo limitati alla coscienza relativa di tutti i giorni. E ci identifichiamo costantemente in essa, non serve a nulla. Quindi va bene capirle queste cose, ma sostanzialmente è importante viverle poi, arrivare a viverle. Allora, una metafora molto comune, si usa nel buddismo, si usa in alcuni insegnamenti esoterici, si usa in alcuni insegnamenti di vita semplicemente, è quella del mare, dell'oceano e delle onde. E secondo me è molto, molto azzeccata come metafora. Noi possiamo immaginare che la nostra vita, la nostra piccola vita, o le nostre piccole vite, non siano altro che onde di un oceano molto più vasto, di una realtà molto più vasta. Possiamo immaginare che noi siamo onde o addirittura gocce d'acqua che in un momento vengono schizzate in aria e quindi si separano anche dall'oceano, acquisiscono una loro dimensione, una loro identità. Io sarò una goccia, io sarò una goccia, io sarò una goccia, plash, e poi ritornano nel mare. Ora, la coscienza assoluta, nella mia comprensione della realtà, dovuta non solo ai miei studi, ma anche alle pratiche interiori e meditative, corrisponde un po' a questo, cioè noi ci tuffiamo nell'incarnazione disidentificandoci dall'assoluto e poi vita dopo vita, in un percorso più o meno lungo, ritorniamo. Ma ritornare non vuol dire che allora annichiliamo tutto come se nulla fosse accaduto, la goccia che è goccia poi ritorna mare come se non fosse mai stata goccia. No, in qualche modo l'esperienza nutre l'assoluto, altrimenti perché mai esisterebbe la realtà materiale e duale? Esiste perché è come dire, un arricchimento di quello che è la potenzialità infinita dell'assoluto, dell'infinito. Poi lo possiamo chiamare Dio, lo possiamo chiamare Tao, lo possiamo chiamare come vogliamo. Un'immagine che a volte faccio vedere, giusto per capire un attimo, è questa, cioè esiste una dimensione di unità, o meglio ancora, di non dualità,
dove non ci sono divisioni, non ci sono separazioni, il che vuol dire che non esiste il tempo, no? Perché il tempo è una separazione, c'è un prima, c'è un dopo. Non esiste lo spazio, perché lo spazio è una separazione tra ciò che è qui e ciò che è lì. Non esiste l'identità, io sono questo, quindi non sono quello. Esiste un campo vastissimo di coscienza infinita, di pura coscienza, da cui noi, diciamo, tra virgolette, perché se non c'è spazio non c'è neanche caduta, ma noi cadiamo, scendiamo, ci tuffiamo nella dualità, cioè vuol dire che ci tuffiamo nella differenza, nella identificazione con qualcosa di separato. Sono un uomo, una donna, ma anche un animale, forse un atomo, un sasso, una stella, cioè ogni cosa idealmente ha una sua coscienza, non coscienza come intendiamo noi, come la coscienza umana, ma una qualche forma di coscienza, probabilmente anche i singoli atomi, ok? Tutto quello che è definito nasce da un campo di coscienza assoluta che si proietta, si separa da se stessa. È un gioco apparente perché l'unità non può veramente separarsi da sé, ma questo crea l'illusione della dualità, l'illusione della materialità, l'illusione dell'individualità. Noi facciamo tutta una serie di incarnazioni dove ci proiettiamo sempre di più nella materia, nella dualità, nell'identificazione, fino a che, arrivati a un punto limite, non decidiamo, perché comunque abbiamo finito in qualche modo di fare l'esperienza che volevamo fare, quindi decidiamo inconsciamente, consciamente, di risalire piano piano, come probabilmente siamo noi qui adesso presenti a questo tipo di incontro, andiamo verso di nuovo uno stato di risveglio, uno stato di ritorno, uno stato di progressiva disidentificazione da ciò in cui ci eravamo identificati e di ampliamento della coscienza. Per usare la metafora di prima, eccola qua. Noi siamo l'oceano della consapevolezza. Su questo oceano sorgono delle onde, sorgono delle fluttuazioni, sorgono delle movimentazioni. Queste movimentazioni, questi flussi creano una sorta di illusione di separazione. L'onda, che qui vedete nell'immagine disegnata, no? Come definita, e immaginate anche gli schizzi come singole gocce, hanno una definizione che l'oceano non ha. L'oceano è tutto. Include tutto in sé. Quelle onde superficiali sono le onde di esperienza, a volte positive, a volte negative, a volte in tutte le forme, in tutte le possibilità. Noi ci tuffiamo nell'incarnazione per fare esperienza di queste onde e lo possiamo fare appunto immaginando di essere entità separate e sperimentiamo tutto quello che accade. All'inizio ci identifichiamo nelle nostre esperienze, ci identifichiamo nel corpo, ci identifichiamo nei pensieri. Piano piano che ci risvegliamo, riusciamo a prenderne una distanza. Possiamo vedere i pensieri, sentire i pensieri, possiamo vedere che sta accadendo qualcosa. E ci siamo dentro, ovviamente, alla vita di piacevole oppure di non piacevole, e allo stesso tempo sentire che esiste una parte di noi, che è proprio questa che sta osservando, che non è toccata, che non è toccato, cioè non è trasformata, cambiata o come lo schermo, no? Da quello che accade. Semplicemente posso proiettare, e quindi sbilanciarmi un po', proiettare la percezione di sé dentro l'esperienza, dentro il corpo, appunto, e l'ego individualizzato, oppure posso percepire tutto questo e permettere che tutto questo accada. Quando siamo totalmente in questa esperienza, in questo campo di esperienza, diventa anche superfluo,
orientare la vita. Nonostante tutto, magari lo possiamo fare lo stesso, ma accogliamo ogni onda. Il fatto che noi diciamo questo è positivo, questo è negativo, è semplicemente un giudizio. La vita è la vita. E siccome stiamo sperimentando la dualità, c'è qualcosa che è apparentemente positivo, appartiene a una polarità della vita, qualcosa di apparentemente negativo appartiene all'altra polarità, e noi siamo qui per sperimentare tutto lo spettro dell'esistenza. Possiamo accogliere ogni esperienza senza per questo esserne devastati sostanzialmente, cioè possiamo gestire gli eventi. Chiaramente dipende dal grado di risveglio, comunque anche i più difficili e complessi, che per una persona completamente identificata sono magari ingestibili, li possiamo gestire, li possiamo accogliere, li possiamo trasformare. Sostanzialmente tu sei quel vasto oceano della coscienza che contiene tutte le onde e che non è definito da nessuna di esse. Allora, leggo qualche domanda. È possibile che ci si reincarni in epoche antecedenti l'attuale o le future? Ad esempio, potrei reincarnarmi in Medioevo. Sì, nel senso che se noi vediamo l'incarnazione come lineare, certo, nel senso esistono il passato, il presente, il futuro. Se noi vediamo l'incarnazione come atemporale, quindi immaginiamo centro della coscienza, pur un cerchio che rappresenta tutte le epoche, noi ci possiamo proiettare idealmente addirittura contemporaneamente in tutte le epoche. Quindi il tempo cambia la sua valenza a seconda della prospettiva da cui lo osserviamo. La reincarnazione prevede comunque una progressione spirituale o possibile anche una regressione? Certo che è possibile una regressione, nel senso che deve esserci una regressione. Noi viviamo la dualità, per cui che lo immaginiamo in modo lineare, che poi non è mai così, non è che dall'inconsapevolezza andiamo alla consapevolezza pura, ci sono fluttuazioni nell'arco delle vite. Comunque, nella globalità delle nostre vite esistono alcune che sono dedicate all'inconsapevolezza, quindi alla identificazione egoica, all'identificazione materiale, in questo senso una regressione, e altre che sono dedicate invece alla consapevolezza, al risveglio e alla progressione spirituale. Per cui noi sperimentiamo tutto al punto che in alcune vite siamo esseri violenti, facciamo del male agli altri, abusiamo degli altri, in alcune vite guariamo le altre persone, ci mettiamo al servizio delle altre persone. Essere questo vasto campo della coscienza, essere questo oceano della consapevolezza e comprendere che la vita è la vita, è fatta di polarità e tutte le polarità, se esistono, hanno una loro ragione di essere, ci porta progressivamente a non giudicare più nessuno, né noi né gli altri. Il che non vuol dire che dal lato umano non abbiamo una nostra opinione, non consideriamo ok qualcosa e non ok qualcosa, questo va benissimo, siamo dentro il gioco e giochiamo, ma quando acquisiamo una visione tipo quella buddhica, a quel punto non possiamo più né condannare nessuno, anche perché qualunque cosa vediamo all'esterno, parte di questo flusso della vita, parte di queste onde di esperienza, anche noi o l'abbiamo vissuta o la vivremo, cioè non c'è niente all'esterno di noi, nessun atteggiamento, neanche il peggiore, che in qualche modo non ci appartenga, che in qualche modo non sia un aspetto dell'esistenza che, ripeto, o abbiamo vissuto o vivremo, e quindi è comunque parte di ciò che siamo. Qui si innesca il concetto del karma, ci troviamo a vivere determinate esperienze anche in funzione delle esperienze precedenti, corretto. Allora, quando osserviamo la realtà da un'ottica temporale, il karma in qualche modo entra in gioco, è un po' il principio del boomerang, poi nel transurfing, cioè, ma non come colpa, non come merito, semplicemente muoviamo delle energie e all'interno di questo campo di esperienza
tutto quello che muoviamo poi ci ritorna addosso e questo è karma. Karma letteralmente significa azione, quindi la legge di azione e reazione. Ok, sul piano materiale noi ci possiamo identificare con un singolo individuo, come una pianta o come un animale o quello che vogliamo. Ma ciò che siamo veramente e ciò che possiamo toccare in uno stato di coscienza olotropico, cioè in uno stato di coscienza espanso, è noi siamo. Non siamo un'esperienza della vita, noi siamo la vita, non siamo una forma di coscienza separata, noi siamo la coscienza, noi siamo l'assoluto che in questo momento si sta anche sperimentando attraverso questa forma, queste emozioni e questi pensieri. Immaginiamo la nascita del cosmo, uno spazio non duale, indefinito e un punto di, come dire, di contrazione della coscienza che poi si espande e che dà origine a tutto ciò che dà origine alla realtà materiale. Noi siamo semplicemente, nella quarta immagine qua in basso, questi puntini, queste delimitazioni in cui scegliamo di mi sperimento come questo aspetto della realtà, poi mi sperimento anche come quest'altro aspetto, poi come questo, quindi noi ci sperimentiamo in forme diverse, anche opposte fra loro, incarnazione dopo incarnazione, e alla fine facciamo una totalità di esperienza e poi ritorniamo ad essere assimilati all'unità. Questo è un po', se vogliamo, il concetto anche della cosmogenesi, della nascita del cosmo. Qui gli studi cabalistici, gli studi proprio dell'emanazionismo, cioè di come la realtà viene emanata, insomma, ci dicono di più. Ho messo anche un'immagine dove c'è appunto la coscienza assoluta al centro, come includente il tutto, e poi una sorta di esplosione esperienziale dove noi possiamo toccare uno stato, un altro ancora, fare esperienza appunto umana, fare esperienza animale, fare esperienza di altre dimensioni non umane. Ecco, tutto questo poi alla fine è come se si condensasse in quello che si chiama il sé totale. Esiste una parte di noi che è direttamente connessa all'assoluto, che integra tutte le esperienze nel corso delle numerose, non infinite, ma insomma numerose incarnazioni che possiamo mai aver fatto. Ok, questo è un po' teorico, un po' tanto teorico, ci stiamo anche allontanando, ma sostanzialmente che vuol dire? Vuol dire che se da una parte, ed è la condizione ordinaria, noi possiamo tuffarci nell'esperienza di tutti i giorni attraverso i nostri schemi di pensiero, attraverso l'identificazione con questo corpo e con questo io, dall'altra, durante il giorno noi possiamo fare pratiche di presenza, cioè di autosservazione, né più né meno. La presenza è l'osservare, per esempio, ciò che mi attraversa a livello di pensieri, ciò che mi attraverso a livello di emozioni, ciò che sento e ciò che è presente qui e ora nell'ambiente intorno a me. La presenza è questo stato di consapevolezza non giudicante, di osservazione non giudicante. Non viene messo nessun giudizio, è semplicemente un prendere atto di ciò che c'è. Un po' come una macchina fotografica, così come lo schermo, può imprimere immagini molto dolci, che noi definiamo dolci, affettuose, oppure immagini violente, ma non è che emette un giudizio su quello che vede. Sostanzialmente, quando riusciamo a essere presenti a noi stessi, a noi stesse e all'ambiente intorno a noi, poco, magari qualche istante durante il giorno, poi istanti che si allungano, poi impariamo a ritrovare questo stato più e più volte, magari anche con la meditazione,
quel punto noi ritorniamo al ricordo, alla consapevolezza di essere appunto l'oceano della coscienza, non la singola onda che in quel momento appare e scompare. Come potete approfondire questi temi? Il primo libro che suggerisco è Il potere di adesso di Eckhart Tolle, e molto bello, secondo me, ancora di più, ancora più quasi pratico, se vogliamo, è Il risveglio spirituale nella vita quotidiana di Jeff Foster. Mentre con il transurfing riusciamo a modulare l'esperienza incarnativa e ad ampliare il raggio delle nostre possibilità, con il risveglio a ciò che siamo, ci pacifichiamo enormemente con ciò che ci accade, con ciò che siamo, togliamo i giudizi a noi, agli altri. Non è che si diventa degli automi, assolutamente, siamo persone come tutte le altre, ma possiamo scegliere quando tuffarci, magari in sostanza giocare al gioco della vita in modo completamente inconsapevole e poi invece essere presenti al gioco della vita e averne una percezione molto più vasta, molto più completa e a un livello molto più corretta. Questi concetti sono complessi per chi non li ha mai sentiti e sono osteggiati dal nostro io. L'io sopravvive nel momento in cui riesce a distaccarsi dal resto, a identificarsi con quello con cui si è identificato. Quindi l'io farà resistenza ad abbracciare questa visione, questa concezione. In realtà noi possiamo vivere nel flusso del nostro io, della nostra personalità e contemporaneamente, e quindi magari praticare anche il transurfing, insomma giocare con la vita a un livello è un grande gioco divino che include tutto, quello che chiamiamo bene, quello che chiamiamo male, ma è un vastissimo gioco divino e contemporaneamente anche trovare un punto di centratura, di equilibrio, di pacificazione attraverso una visione che abbraccia tutto quello che siamo, tutto quello che ci accade e le differenze, include, abbraccia ogni differenza. Va bene, è sufficiente. Mi sono allungato un po' per le domande, ma quello che volevo comunicare era questo. Se alcune cose l'avessi trovate difficili, lasciale da parte, non importa, ma se c'è qualcosa che ti ha risuonato in te, che sia nel transurfing, che sia nel risveglio spirituale, nel riconoscere ciò che sei, allora approfondisci, segui le tracce che la vita ti offrirà e che tu stesso o tu stesso vorrai cogliere. Bene. Noi siamo degli avatar inconsapevoli della coscienza superiore, esatto, è così. L'incontro finisce qua, se volete staccare, staccate, io resto, vedo la registrazione, 1:13, io resto comunque disponibile, quindi ancora un po' online, e continuo a registrare per eventuali domande, qualora ci fossero. Simone, questo concetto degli avatar, no, che c'è nella visione appunto che so induista dove un dio proietta il suo avatar, ma c'è anche nei videogiochi, perché avatar è quel personaggio che noi interpretiamo all'interno del videogioco, interpreta secondo me molto molto bene la nostra condizione, è proprio questo. E infatti utilizzare i giochi di ruolo per il risveglio della consapevolezza è molto interessante. Giocare a un gioco di ruolo, un gioco online, un gioco, dipende, no? Ce ne sono di vari tipi, dove si è presi dal gioco, dove lottiamo per qualcosa che è semplicemente un gioco, dove magari ci stiamo anche male, oppure gioiamo, ci permette di vedere che noi non siamo quel personaggio, noi non siamo quel
quell'avatar, noi siamo ciò che al limite appunto lo muove, ciò che l'ha creato e ciò che è al di sopra di esso. Bene, grazie a voi, grazie per chi è rimasto fino a quest'ora e per essere anche presenti a questi incontri, perché questo mi ha permesso di fare l'incontro e così sarà poi disponibile per chi non c'era stasera. Benissimo, un bacione e seguite il flusso, seguite sull'onda di quanto detto, quello che effettivamente vi risuona, quello che vi richiama e indagate, approfondite. Ciao, buona serata, buonanotte e a un prossimo incontro.